Questa mattina a Campobasso gli allievi e le allieve della scuola allievi carabinieri di Campobasso, Eugenio Frate, hanno giurato fedeltà all'arma dei carabinieri. Come sempre è stata una cerimonia solenne ed emozionante. Vediamo. L'inno di Manali subito dopo la rassegna dei reparti schierati. Si è aperta così la cerimonia di giuramento dei 473 allievi carabinieri della scuola Eugenio Frate, il 137° corso intitolato alla medaglia d'oro al valor militare, il carabiniere Fosco Montini. Un momento di esaltante solennità. Con queste parole il tenente colonnello Antonio Renzetti ha salutato gli allievi poco prima della consegna degli alamari. Simbolo, ha detto Renzetti, della scelta perpetua di servire l'arma dei carabinieri. L'altro simbolo ha proseguito nel suo messaggio quello della bandiera per suggellare la volontà di offrirsi al servizio e al dovere. Leali, fedeli, concreti e protagonisti questi carabinieri, la cui centralità è fatta sì di tanti gesti eroici ma anche di quotidianità. Tagliate orgogliosi il vostro traguardo, ha detto Renzetti, certo che saprete farvi onore, sempre sostenuti dai vostri superiori. E come da prassi oramai si celebra anche la giornata delle medaglie d'oro, così anche il messaggio del gruppo delle medaglie d'oro, un'elite d'eroi che ci hanno consegnato una patria libera. L'odierna cerimonia è un invito a riflettere su ciò che siete chiamati a svolgere, una missione straordinaria, la vostra, che guardate al futuro affrontando le sfide che vi si porranno davanti. Firmato generale Umberto Rocca.